Salve a tutti e bentornati da Fabrizio Teghesi. Oggi, come vedete, mi presento con la macchina sporca. Perché? Perché voglio parlarvi delle mie procedure di manutenzione ordinaria del vostro micromotore. Cioè, cosa dovrete fare dopo ogni test e dopo ogni gara per prolungare la vita del vostro micromotore e preservarne il funzionamento. Le operazioni sono poche e semplici. Al contrario di quello che si possa pensare, prendersi cura del vostro motore è un'operazione facilissima. Bastano quattro semplici passi per poter poi stoccare il motore in attesa di un nuovo test o di una nuova gara. Andiamo quindi a vedere come si fa. Ok, partiamo con lo smontaggio del motore dalla macchina. Allora, potevo partire con il video direttamente dal motore smontato, ma voglio farvi vedere come io ho organizzato la macchina in modo che si possa smontare il motore insieme al serbatoio. Questo perché? Perché voglio preservare e staccare i tubi una volta che il motore è già smontato dalla macchina, in modo da poter prima pulire tutti i tubi e poi disconnetterli dal motore. Questo è un aspetto molto importante per quanto riguarda la pulizia del motore, per evitare che dentro il carburatore possano finire impurità o sporcizia. Quindi, per prima cosa, disconnettiamo la clips del filtro e salviamo il plastichino. Poi disconnettiamo l'unibol del carburatore. Andiamo a svitare il serbatoio. Andiamo ad allentare il grano marmitta. E a questo punto giriamo la macchina per smontare le quattro viti di serraggio del motore. Disconnettiamo il filtro della benzina e a questo punto basta tirare e viene via motore e serbatoio insieme. Come ho fatto a fare questo nonostante il tubo della miscela passi attraverso il passatubo della bandella laterale? Ho praticato un taglio, vedete qua, in modo che quando ho bisogno di smontarlo si apre e riesco a far uscire il tubo della miscela. Andiamo adesso a vedere nei particolari come procedo per la pulizia e la manutenzione del motore. Quindi, per prima cosa vado a disconnettere il serbatoio dal motore. E come faccio? Con un pennellino vado a pulire il tubo di immissione al carburatore. Poi prendo una salvietta umida e pulisco totalmente il tubo vicino all'ingresso nel carburatore. Vedete? Nonostante avessi usato il pennello, c'era veramente tanta tanta sporcizia, e le salviette umide che usiamo per il sederino dei neonati sono favolose per questo scopo. A questo punto possiamo prendere delle viti pulite o, come nel mio caso, dei
dei tappi fatti apposta per l'utilizzo e andare a disconnettere il tubo dal motore. A questo punto disconnetto la marmitta dal motore tirando le mollettine dello scarico. E questa la andrò ad inserire una volta smontata nel poliliquid per lavarla. Immediatamente inserire un tappo posteriore ed un tappo per l'ugello del carburatore. Anche in questo caso io lo pulisco prima con una salviettina e poi lo inserisco. Se non avete questa tipologia di tappi, vi lascio un link in descrizione, ma li potete costruire facilmente con una vite di 3 ed un piccolo pezzettino di tubo miscela ed insericcelo per tener chiuso l'ugello del carburatore. A questo punto si prende il tappo del filtro dell'aria, una pulita interna e con delle tronchesine si va a tagliare la fascetta che tiene il filtro. Anche qua, tenendo un dito premuto sul manicotto del filtro, si va a dare una pulita prima di disconnettere il filtro dell'aria. In modo da assicurarci che niente possa penetrare all'interno del carburatore. Perfetto, a questo punto possiamo disconnettere e andare immediatamente ad inserire il tappo. L'operazione successiva è quella di rimuovere la campana della frizione. Quindi si leva la vite. Si levano tutti i rasamenti con i cuscinetti e poi, se volete, potete levare anche i ceppi della frizione. Io pulisco sempre esternamente con anche i ceppi montati, anche se qualche olio, qualche prodotto a base oleosa vi finirà nei ceppi, non vi preoccupate perché alla prima messa in moto, dopo pochissime sgassate, si ripuliranno autonomamente, quindi non vi preoccupate. A questo punto preparo il liquido per pulirli esternamente. Cosa uso? Pulitore per freni e WD-40. Quindi in un contenitore butto pulitore per freni e WD-40. Molti puliscano solo con il pulitore per freni, ma in realtà è una pulizia molto secca, a me non piace tantissimo. Vi lascio i link in descrizione di tutti i prodotti che io utilizzo, se volete usarli anche voi, proprio gli stessi, quindi pulitore per freni Beta e WD-40 WD-40. Poi prendo un asciugamano economico che trovate, io per esempio li prendo o su Amazon e vi lascio il link, o su IKEA e non ho il link di IKEA, quindi non ve lo lascio, ma quelli di Amazon ve li lascio, sono molto economici e non li lavo neanche praticamente, cioè li uso e poi li butto via. Quindi prendo il motore, pennello,
do una bella pulita, entrando anche nelle alette della testa. Da tutti i lati, anche il pennello io ne ho provati tanti, ma bisogna dire la verità che questi udi sono veramente favolosi per questo utilizzo, e anche di questi vi lascio il link in descrizione. Vedete, l'ho finito, la quantità è ormai praticamente preimpostata perché ho preso il via, quindi so esattamente o quasi quanto me ne serve. Una volta fatta questa operazione vado a soffiare con aria compressa. Ok, a questo punto metto via, giro l'asciugamano in questo modo e comincio. Dal basso verso l'alto a soffiare. Perfetto, il nostro motore è pulito esternamente e da questo punto possiamo cominciare a smontarlo per effettuare la manutenzione. Vi voglio far vedere che scorrimento ha questo motore ancora prima di averlo pulito. Guardate, l'albero si muove da solo. Spettacolo. Bene, procediamo. Cosa faccio io? Molti smontano completamente il motore, quindi levano camicia, levano la testa, levano il volano, l'albero, tutto dal motore. Io da diversi anni sono molto contrario a questa operazione se in pista è andato tutto bene. Quindi se il vostro motore non ha avuto problemi, il filtro dell'aria è, diciamo tra virgolette, pulito, quindi non è passata terra nella spugna sottostante, e il motore è andato benissimo, non avete avuto nessun problema, secondo la mia opinione, ma vedrete che non è soltanto la mia, molti la pensano così, smontare il motore è deleterio. Per quale motivo? È deleterio perché le nostre miscele creano alcuni tipi di residui che possono sembrare diciamo non necessario, comunque qualcosa in più, in realtà fanno parte dell'assestamento del motore. Quindi se io vado a rimuovere la camicia da dentro la sua sede e comunque tutto quello che dentro il motore si è creato, potrei andare a diciamo tra virgolette farlo andare in modo diverso. Quindi come si procede? Molto semplicemente, si toglie il tappo posteriore, si va ad aprire il tappo del carter del motore, levando le quattro vitine che lo tengono. Poi ci si assicura che il pistone sia
vicino al punto morto superiore, comunque nella parte alta della camicia, e si estrae il tappo. Come vedete, si può vedere il residuo di olio della miscela e una bellissima colorazione dallo scarico. A questo punto si prendano due o tre strappi di carta, pulitore per freni e si va a darne qualche spruzzata all'interno facendo girare l'albero. Quando sentite che il cuscinetto gira veramente in modo libero, quindi l'albero gira liberissimo, lo rovesciate sulla carta e attendete 10 minuti, un quarto d'ora, fin quando tutto il pulitore per freni non è uscito dal carter del motore. Bene, eccoci di nuovo pronti per l'ultima procedura di manutenzione. Come vedete, ha sgrondato il pulitore per freni in eccesso e a questo punto possiamo andare ad inserire nel nostro micromotore pulitissimo del After Run. Quindi io uso quello FTTech che per praticità ho travasato in questa favolosa bottiglietta con ago. Vi lascio il link in descrizione anche per questo e vado a inserire l'After Run. Qualche goccia, il bottone di manovella nel cuscinetto, faccio girare l'albero per arrivare un po' da tutte le parti del cuscinetto. Dentro lo scarico nell'accoppiamento, ecco fatto. Una volta inserito l'After Run possiamo verificare la pulizia del tappo che avevo pulito in precedenza con della semplice carta assorbente, un po' di After Run anche prima di inserire il tappo. Verifichiamo che il pistone sia fuori dalla sagoma di inserimento del tappo e stiamo attenti a inserire il tappo con l'asola nella parte superiore, perché qui è dove va il pistone quando è al punto morto inferiore. Quindi inseriamo il tappo, andiamo ad inserire le viti, stringiamo ed a questo punto, come vedete, la guarnizione è rotta, quindi dobbiamo sostituire anche la guarnizione del motore. Eccola qua. Ed ecco la nuova guarnizione.
Ok, il nostro motore è pronto per essere stoccato fino ai prossimi test o alla prossima gara. Successivamente andrà lavato le spugne ed il manicotto del filtro dell'aria e rimontata la campana della frizione con i relativi cuscinetti. Con poche piccole accortezze, senza bisogno di particolari conoscenze, avete visto com'è semplice prendersi cura del proprio micromotore. Quindi io spero di esservi rimasto utile con questo video e come sempre vi chiedo di iscrivervi al mio canale YouTube, per voi non costa niente e per me è molto importante. Se volete fare domande scrivete pure qua sotto nei commenti, vi ho messo tutti i link dei prodotti che ho utilizzato in descrizione e se volete potete contattarmi anche attraverso la mia pagina Facebook Fabrizio Teghesi RC oppure attraverso il mio sito internet www.fabriziotegesi.com. Ciao, a presto!